Saluto Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, bentornata a Tagadà. Buonasera. Attualmente l'Italia ha il suo record storico di tasso di occupazione, di numero di occupati, di contratti stabili ed è un tasso di occupazione trainato soprattutto dalla crescita del lavoro femminile. Come ci siamo riusciti? Facile. Abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava. Abbiamo smesso di spendere i soldi cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo dato i soldi alle imprese per assumere a tempo indeterminato. E i risultati si vedono nei numeri. Senatrice Maiorino, bastava togliere il reddito di cittadinanza e il gioco era fatto, prego. Ma è sconcertante davvero la faccia tosta con cui Giorgia Meloni va a raccontare balle, perché queste sono assolutamente balle. Intanto il tasso di occupazione, sì, i numeri dicono che è cresciuto, ma di che tipo di occupazione parliamo? Di occupazione povera, di lavoro precario, sottopagato, perché in Italia crescono il settore dei servizi, cresce un lavoro povero e precario. Poi ha parlato di occupazione femminile. Noi siamo fanalino di coda per l'occupazione femminile in Europa, con il paradosso che siamo anche il fanalino di coda per la natalità. Quindi c'è veramente un cortocircuito. La produzione industriale... Le due cose mediamente vanno insieme, no? Più si lavora e più si fanno figli. Esatto. Quindi in realtà non è tanto un paradosso, in genere, è un fatto. No, perché la vulgata vuole che se le donne stanno a casa fanno più figli. Invece non funziona è esattamente così, il contrario. Ma c'è una produzione industriale in crollo almeno 2,5% da 11 mesi. L'inflazione continua a crescere, è vero che il governo italiano, proprio per quello che diceva prima la parlamentare del Movimento 5 Stelle, non ha trovato nelle casse dello Stato il Bengodio, la cuccagna, ha dovuto fare conti con quello che ha trovato. 209 miliardi di euro. Quello che ha trovato 209 miliardi di euro. Le politiche giallo-rosse e anche giallo-verdi con uno sciagurato reddito di cittadinanza che, come si è visto, serviva poco se non a far lavorare in nero quelli che avevano voglia di lavorare in nero. Senatrice Maiorino, da parte dello Stato. No. Allora, se vogliamo essere seri, il trend di crescita dell'occupazione parte dal 2019. C'è stato uno stop naturalmente in pandemia e poi è continuato. Legarlo al reddito di cittadinanza è vile. Se c'è una cosa che si può legare eventualmente, non mi interrompa perché l'ho fatta parlare. Ma perché devo essere violenta verbalmente? Se c'è una cosa che si può legare eventualmente alla cittadinanza è la crescita della povertà che avete fatto vedere i dati. Allora, cresce il lavoro povero, l'ha detto anche dal collegamento che i salari sono al palo. Questo governo certo che potrebbe fare qualcosa, altro che no, e chi lo dovrebbe fare? Certo che è il governo Meloni che deve risolvere il problema, peccato che ha respinto il salario minimo, che sarebbe andato incontro proprio a quelle fasce di lavoratori poveri, perché il problema è il lavoro povero. Ma non è vero. In genere riguarda, ho capito, ma non sa stare zitto 5 secondi, scusi, un attimo, ma lei finire. Lei non sa dire una cosa intelligente. Che riguarda, in lei è molto arrogante, vabbè, è estremamente arrogante, dovrebbe imparare ad ascoltare innanzitutto. Sto cercando di finire un ragionamento, col suo permesso. Dunque, il lavoro povero, che riguarda soprattutto giovani, donne e le fasce più fragili. Su questo Giorgia Meloni ha voluto chiudere le orecchie e tirare dritto. Il salario minimo non si può fare in Europa, dice, no, ma questo si può risolvere in Europa. In Europa si è fatta dettare il patto di stabilità da Germania e Francia, per cui se già abbiamo avuto due leggi di bilancio all'insegna dell'austerità, le prossime saranno peggio, perché l'Italia sarà costretta Cottarelli a 12-20 miliardi di dice Maiorino il lavoro povero, no, però mi dovete far sentire anche Cottarelli. Di stabilità. Dice la senatrice Maiorino. C'è il lavoro povero, cioè ci sono i poveri. Una volta era povero chi non lavorava, adesso io lavoro e posso essere povero uguale, il che genera anche una qualche frustrazione, mi verrebbe da dire. Proprio voglio dire una cosa sulla se era vile o meno dire che il reddito di cittadinanza c'entra o meno, il termine è un po' forte, vile. Io non credo si possa escludere che qualcuno che prima non dichiarava di lavorare, magari adesso lavorava,
adesso lo dichiara, quindi è un'immersione di il gente che comunque non più lavorava. Il nero non è cambiato, Cottarelli, lei avrà i dati sul nero. I dati sul nero non sono cambiati con reddito di cittadinanza per il 2023. Senza reddito di cittadinanza. Quindi no, no, non ci è sono, falso. Sul 2023 non ci sono i dati sul nero, quindi non lo sappiamo come è aumentato. No, ma sappiamo quando è entrato il reddito di cittadinanza, se sono aumentati o diminuiti i dati sul nero. Sì, sono ma diminuiti la logica, i dati sul nero. Comunque, il fatto è che non è vile o non vile, insomma. Questo può io essere... trovo che sia vile. Ma no, trovo che sia vile. Di fronte essere... ad una povertà crescente in Italia, trovo che sia vile. Si è tagliato un po' il cuneo fiscale, cioè le tasse sui salari bassi, medio-bassi, diciamo. Non ancora la fascia media, ma i salari bassi, certo. C'è stata una decontribuzione... confermando quelle precedenti, ci hanno aggiunto 4 miliardi, perché in realtà quello di nuovo, quelle precedenti, sì, di nuovo c'è soltanto 4 miliardi. Il grosso sono stati confermare i 10 miliardi che c'erano, Conte 2 e Draghi. Che c'erano prima. Certo. Il problema lì, questo fatto che i salari reali scendono, forse in parte è collegato anche alla cosa che dicevamo prima, l'aumento di occupazione, perché se il costo del lavoro è molto basso diventa più facile per le imprese assumere più lavoratori nell'immediato. Quindi purtroppo le due cose possono essere collegate. Possono camminare insieme. La sostanza è che per risolvere il problema, per far crescere i posti di lavoro buoni, quello che ci vuole è occasioni di investimento. Allora cresce l'occupazione, cresce la produttività, crescono i salari in maniera sostenibile. Quindi lo sforzo principale deve essere fare di tutto perché si rimuovano quei vincoli all'investimento in Italia che ci sono sempre stati, partire da troppa burocrazia, una giustizia che non funziona, anche le tasse che sono alte, però allora bisogna trovare fonti di finanziamento. Sono tutte queste le cose che bisognerebbe fare. In parte stanno nel PNRR, allora tiriamoci sulle mani e facciamo il PNRR. Prego Maiorino. Allora, Giorgia Meloni era partita con le fanfare dicendo di voler tassare gli extra profitti bancari e facendo poi un'inversione a U con una figuraccia interplanetaria, dando sostanzialmente un buffetto alle banche e lasciandolo volontario questo eventuale contributo, quindi non toccando i poteri forti e rinunciando a una redistribuzione equa degli extra profitti. Il PNRR giustamente è stato tirato in ballo. Non c'è un governo così fortunato da aver iniziato con un tesoro di 209 miliardi. Hanno anche lì il ministro Fitto andato ovunque a dire siamo i primi in Europa, stiamo facendo benissimo, poi esce il Sole 24 Ore con i dati veri e si scopre che la messa a terra riguarda l'11%, che la parte che riguarda il Ministero del Lavoro, quindi proprio il tema che stiamo toccando, è ferma allo 0,7%. Quello che riguarda il Ministero della Sanità è ferma al 3,7%, quindi la messa a terra sta a zero praticamente. E per di più il ministro Fitto addirittura accusa gli enti locali perché non sarebbero in grado di riportare i dati in tempo aggiornato, quindi è colpa dei sindaci o dei governatori se il PNRR in realtà è falso. Siamo di fronte ad una incapacità di utilizzare le enormi risorse che abbiamo a disposizione. Cioè alla fine, dice la senatrice Maiorino, mai nessuno si è ritrovato con tanti soldi tra le mani, quindi potevano fare moltissimo. Sì, non sono soldi, è un'estrema semplificazione, nel senso... No, non è una semplificazione. Posso finire? Prego, prego. È un'estrema semplificazione, nel senso è vero che ci sono tanti soldi, non sono facili da spendere, da mettere a terra, perché c'è un sacco di burocrazia, è un procedimento piuttosto complicato. Dopodiché soldi ce ne sono e cioè, si stanno spendendo. Poi capisco che lei voglia trovare, come dire, ogni modo per dire che chi non la pensa come lei è vile, che la Meloni dice alla faccia tosta, balle, cioè, nel senso, ma ho capito, ma io vorrei sapere. Non si può dire perché nessuno ha la sfera di cristallo, però dico i governi sostenuti dal suo partito non hanno fatto miracoli dal punto di vista economico, anche in momenti in cui ci sono stati degli aiuti. Guardi, il PIL noi l'abbiamo lasciato a più 11%. La scissione, ma me lo ricordo, ma era un paese, sta più 0,5. Ci uscivano i soldi dalle orecchie quando eravate voi, ce lo ricordo, gli italiani se lo ricordano, uscivano i soldi dalle orecchie del paese della cuccagna quando governavate voi. C'è stata soltanto una piccola pandemia quando governavamo noi, una piccolissima pandemia. Tornerei all'attualità, perché vi voglio far vedere. Ma del carrello tricolore non si è accorto assolutamente nessuno. Gli italiani continuano a faticare e faticano sempre di più semplicemente per comprare beni di prima necessità, quindi alimentari. Il carburante anche è nuovamente in aumento con, un, se non ricordo male, 5,6 per la benzina e 6,6 per il diesel.
Si vuole, questo governo chiude gli occhi di fronte alla realtà e continua a fare soltanto propaganda. La povertà sta dilagando, come abbiamo visto anche dai dati, e ripeto, non c'è stato il coraggio di provare a tassare chi legittimamente ha fatto degli extra profitti, cioè, l'esempio era quello delle banche, legittimamente Francesco. Dovrebbe distribuire. Chiudo semplicemente dicendo, ha tagliato anche altri 15 miliardi per il Sud, destinati ai comuni, ai progetti del PNR del Sud, per il fondo di sviluppo e coesione e per il fondo perequativo. Quindi davvero il disastro è già iniziato. Francesco Maria Del Vigo. Ma no, una visione catastrofica per cui tutto quello che è buono deriva dalla gestione precedente, tutto quello che è negativo deriva dalla gestione dell'ultimo anno e mezzo del governo Meloni, anche tecnicamente impossibile. Quello che avete visto nei mercati è tristissimo, però voglio anche dire una cosa, c'è un problema con la grande distribuzione, non è una breaking news, il primo supermercato in Italia aperto nel 1957 e da subito ha creato un problema ai mercati rionali. Non c'è dubbio, qui non è che abbiamo sentito ripetere più volte il problema è questo. Sicuramente c'è un problema economico, non lo si può attribuire esclusivamente a questo governo. Non l'ho detto io che è colpa del supermercato, stavo scherzando, era un'iperbole. Su questo, sì, a differenza sua, a volte dico anche delle cose con un vago senso di autoironia. Detto questo, non si può dare semplicemente la colpa a questo governo e soprattutto a volte, come stava facendo Cottarelli, cioè bisogna spostiamoci un attimino dalla polemica politica. Cioè, questo governo poteva fare... Cioè, tu dici, alziamo lo sguardo e guardiamo qual è il contesto. Alziamo lo sguardo e guardiamo il macro contesto, sennò stiamo sempre qui, come sta facendo l'onorevole, a cercare di guadagnare due voti dicendo sì, ma il carrello tricolore non funzionava, i nostri provvedimenti erano meglio, è tutta colpa della Meloni. Ma non è così. Ma guarda che non cioè, è siamo italiani che ho detto, prima non è che, quello che ho 5 detto. Stelle... Che cosa abbiamo visto, senatrice Maiorino? Tanto voglio dire che la ministra Bernini la conosco, non può aver detto, cioè quella frase estrapolata non voglio credere, non può aver detto che è colpa dei ragazzi inermi che si sono fatti picchiare, si sono fatti manganellare per una qualche intensità di una protesta che non si vede minimamente dalle immagini, quindi io mi riservo veramente di valutare in seconda sede le parole della ministra Bernini. Quello che abbiamo visto è purtroppo una cosa che stiamo vedendo troppo frequentemente e quindi come Movimento 5 Stelle chiederemo un'informativa urgente al ministro Piantedosi su questi eventi che si stanno ripetendo troppo frequentemente a danni di ragazzini. Questi sono ragazzini disarmati che sono in piazza per protestare in delle cose in cui legittimamente credono e credo che il dissenso in un paese democratico debba poter ancora essere espresso senza che ci si ritrovi una manganellata in testa o addirittura bloccati per terra. Cioè, quelli sono ragazzini bloccati per terra, con la mossa che poi ti impedisce il respiro. È veramente sconvolgente.